Buongiorno Marco, buon San Valentino. Oh, buon San Valentino nel deserto. Ho vinto l'Oscar, eh? Non hai vinto Casuale, abbiamo 200 millilitri d'acqua. Ciao Marco, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Faccio la telecamera, non ci vediamo più fino a dopo la città. Esatto, metto via la telecamera e faccio video con l'iPhone. Che avere sta cosa penzone di fianco alla spalla non mi mette molto a mio agio. iPhone time! Siamo arrivati sulla strada. Piace questo posto, Madonna, Marco? Quanta acqua abbiamo preso, Marco? 6 litri a testa? Sì, di testa. Ah, gli zaini che pesano tantissimo adesso. Sì, però ce la faremo. Ce la È faremo. il peso della sicurezza. Però abbiamo più o meno 2 giorni senza acqua. Quindi. Quindi da domani mattina dobbiamo avere tutto pieno perché non è sicuro che troveremo acqua. Così come stando in mezzo dei wadi potremmo trovare dell'acqua, cioè potremmo A caso. camminarci in mezzo per delle ore. Esatto. E quindi meglio Vediamo. essere sicuri, però. Siamo entrati in un supermarket al lato dell'autostrada del deserto. E com'è Marco? Ah, molto bello in realtà, cioè, è super fornito, ci sono un sacco di cose diverse in giro. Direi che Qual è il tuo articolo Alessandro. Ma il mio articolo preferito sono gli stronzetti fritti che sono qua dietro all'angolo, che sono dei dolci a forma di stronzetto però fritti, sembrano caramellizzati. Queste sono le patatine a cui si riferiva prima Marco. Cioè, praticamente è un parco giochi sto posto. Comunque, come potete sentire, la mia voce se ne sta andando. Oddio, la maionese. Ah, non posso prendermela. Che posto incredibile è qua. Pazzesco. È bellissimo. No, no, finora finalmente ho visto. Ma quello è che beve l'acqua sbuffo dalla roba poi. Bene, cioè, lasciamo questo posto e ci rinfiliamo di nuovo nel deserto, giusto? Oh yes! Oh Desert yeah! time! Oggi sarà un episodio strano, intanto perché non ho praticamente più voce. Marco, parla per me, facciamo i ventrilo qui. Allora, oggi è stata una giornata soddisfacente dal punto di vista umano, perché c'è un bambino molto simpatico che ci ha offerto tutte le diverse frutte secche che erano in disposizione in vendita. Dopo ciò, Marco ne ha comprate tante. Io, da brava persona che non sa cosa fare nella vita, volevo cambiare supermercato. Sono andato in un nuovo supermercato dove ho preso esattamente le cose che c'erano nell'altro, ma pagando il doppio, perché lì hanno visto che ero un oriente occidentale e hanno detto vabbè, facciamogli pagare di più. È una bellissima situazione questa. Infatti, quando trovate un posto che funziona, cambiatelo, perché stare nel posto dove funziona è sempre la tua idea sbagliata. Infatti, io continuo a camminare con Marco nonostante mi porti in situazioni dove rischio la vita. Ormai direte, vabbè, ho trovato una bella fiore che magari mi tiene un po' di compagnia durante la notte con cui camminare. Invece no, continuo a camminare con Marco, che mi dà un po' di fastidio ogni tanto, però voglio Ma tanto bene. anche il giorno di San Valentino. Anche il giorno di San Valentino, dove abbiamo trovato il nostro sasso È dell'amore. vero, il sasso dell'amore! Praticamente abbiamo preso in mano questo sasso. Oddio, Marco, l'ho perso. No, è qui. Entrambi presi in mano questo sasso e nel momento in cui l'abbiamo preso in mano entrambi si è spezzato. E ho detto, vabbè, questo non può che essere il nostro sasso dell'amore. No! Thank you.
10 troviamo un momento un po' di difficoltà perché dobbiamo entrare nel Wadi, ma non si capisce assolutamente da che parte dobbiamo entrare. Guardando la bussola, guardando il GPS, bisogna andare dritto per dritto e non è super easy. Questa è la situazione. Cioè, da che parte andiamo? Allora, abbiamo fatto un. La mia voce se n'è veramente andata. Abbiamo fatto una piccola pausetta, ci siamo un pochino spenti. La stanchezza inizia a farsi sentire, soprattutto dato il fatto che abbiamo degli zaini veramente pesanti per via dell'acqua. Adesso sono delle rocce scure, ma qua cambia di metro in metro, è pazzesco! Pazzesco! Marco. C'è acqua. Abbiamo trovato un po' di acqua. Beh, è un buon segno intanto. Vabbè, secondo me è filtrata e buona. Sì, Cioè, quello che. ha una faccia strana, ma una volta che lo filtri. Cioè, va, si muove anche acqua mobile. Chi Che credi? significa domani, magari, se facciamo la deviazione, la troviamo l'acqua, se c'è l'acqua qua. Vediamo, Dai. vediamo. Vediamo. Mi ha un botto più verde così. Il contrasto tra il rosso e il verde è pazzesco. È veramente incredibile. Ricordatevi che Eh? pasto aveva, di che sensazione Aveva si aveva di toccare l'erba. l'erba. Comunque qua è veramente spaziale. Sembra di essere su Marte, però un po' più verde. Incredibile pensare come stiamo solcando probabilmente delle vie commerciali millenarie e noi con i nostri zaini pieni di acqua che ranchiamo sulla sabbia per cercare di raggiungere altra acqua. Pazzesco. Oddio, che profumo! Ah, ma in che posto siamo arrivati? Ah, oddio, ma c'è la melma! Ah, ma c'è. C'era. Ah, la melma! Il fango! C'è un botto d'acqua! L'albero, l'acqua, tutto. Ah! Oddio! C'è tantissima acqua! Marco, ma che. Ma questa è un'oasi! Ci mettiamo qua? Però è umido qua, eh! Oddio, Guardi, quanta acqua! profondissima. Oh, è profonda. Oddio, che figo.
non mi ci tuffo, ma lo farei subito. Eccola qua la nostra acqua. Oddio, Ale. Ah. Giù di là sembrava più chiaro, non so te. Filtrata dalla sabbia un po'. Giù no, mi sembra più chiaro qui. Ok, va bene. Madonna. Oh, this is such a cool trail. Oh, yes. Fitta anche gli insetti, sta roba. Certo. Ecco. Dai la buonanotte di questo San Valentino. Com'è andata la giornata? È stata una giornata piena di emozioni. Alessandro è stato così gentile da suonarmi il piffero, suonare il piffero a fine giornata. E dov'è? E questo purtroppo piffero. Si è perso. Questo piffero, il flauto irlandese. No, comunque è stato molto bello, è stata una giornata incredibile. Ho visto uno dei scenari più belli della mia vita, che era questo wadi che abbiamo appena attraversato. E come ogni giorno di questo Jordan Trail, a quanto sembra, non possiamo non stare un po' in ansia per domani. Esatto. Buon San Valentino a tutti. Buon San Valentino. Ah no, mi avevi già passato. Spero che abbiate passato un buon San Valentino come noi abbiamo passato un buon San Valentino. Buonanotte, ciao.